Ciao ragazze, allora oggi voglio farvi il video sulle mie borse preferite. A parte che mi sono resa conto che non ho mai fatto un video dedicato alle mie borse, è dal mio guardaroba, cioè nel mio guardaroba, tra tutti gli accessori eccetera, la mia fissa più grande è proprio sulle borse. Quindi, e poi ho visto un sacco di video in giro, tipo le mie borse preferite, le mie scarpe preferite. Quindi direi, sì, di iniziare subito. Sono appunto tutte le mie borse preferite e siccome appunto penso che possa anche interessare magari avere una recensione, un review, se qualcuno di voi vuole fare un acquisto e prendere appunto una di queste borse, magari può avere anche due consigli e appunto qualche parere mio su appunto su queste borse. Bene, quindi iniziamo. Prima tra tutte è la mia Jumbo. Questa è, allora, pesa, questa è la Jumbo in pelle caviar. Caviale, penso si dica in Italia, non lo so, caviar, e l'hardware è argentato, c'è sia appunto uguale identica, stessa pelle con l'hardware dorato, oppure appunto in entrambe le colorazioni, anche in un altro tipo di pelle che è di vitello se non sbaglio ed è molto più delicata rispetto a questo. Io ho preso questo perché le mie borse, cioè, sono tutte un po' da combattimento, tipo non è che le tratto male, però non ci sto attentissima, cioè non vado in giro così guardando la borsa, quindi volevo una borsa resistente anche all'acqua e questa pelle è veramente antigraffio, è fantastica. E poi la Jumbo, ho preso la Jumbo che non è la più grande di tutte, ma quasi la più grande di tutte, perché sono, le avrete notate, sono tutte molto simili, però cambia la grandezza. Più grande di questa mi sembra ci sia solo la Maxi, come si chiama? Maxi, credo, sì, però non mi piaceva perché cambia un po' la forma della borsa e quindi viene praticamente più alto questo pezzo qui e non mi piaceva, secondo me la forma della borsa era diversa e quindi ho preso appunto la Jumbo che come grandezza secondo me è perfetta perché ci sta veramente tantissima roba, magari non sembra, ma è parecchio grande. E quindi sì, sono contenta di questo acquisto. Questa l'ho messa per prima perché forse se, cioè quando non ho tantissima roba da portare, questa è bene o male la borsa che scelgo sempre, che indosso sempre, perché sta bene veramente con tutto. Poi altra borsetta che è appunto tra le mie preferite, questa è in realtà una pochettina diciamo, ma ha la catenella e quindi posso portarla anche a tracolla. A volte non tiro fuori la catenina e quindi la uso proprio solo come pochette, è piccolina quindi la uso quasi sempre la sera, non sempre se ho veramente poca roba da portare dietro, magari anche, anche di giorno, però appunto prevalentemente la uso la sera. Credo che sia la stessa pelle della Chanel che vi ho fatto vedere, perché anche questa è molto molto resistente e non guardate le mie unghie oggi che vi giuro devo rimettermi lo smalto e sono penose, e tra l'altro è uno smalto Dior che ho messo tipo 2 giorni fa ed è già rovinatissimo, lasciamo stare, probabilmente lo inserirò nel video dei prodotti no. E quindi, a parte questa parentesi, questa è appunto una pochette Yves Saint Laurent Forever proprio, e quindi se non avete visto il mio video sui commenti degli haters andatelo a vedere perché è lì che capirete Yves Saint Laurent. E appunto questa è una pochette carinissima, secondo me mi piace un sacco il fatto che sia appunto dorato l'hardware, la catenella è molto molto carina. L'unica pecca di questa borsa è che appunto non ci sta tantissima roba perché è veramente veramente piccolina, ma ha qualche scomparto per le carte di credito, bancomat eccetera. E quello che ci sta qua dentro è sostanzialmente un cellulare, io ho l'iPhone 6 e ci sta a malapena come lunghezza, e poi naturalmente un piccolo, magari un piccolo portamonete con il documento, chiavi di casa, un rossetto e balsamo labbra e basta, altro non ci sta, però è carino, mi piace un sacco. Poi ho un'altra borsa da farvi vedere e questa non l'avete mai vista perché l'ho presa poco tempo fa e non ve l'ho mai fatta vedere. Anche questa è di Yves Saint Laurent e adesso ve la faccio vedere. Questa è più grande rispetto all'altra. Ta-da! Eccola qua. Qui dentro c'è un lucchetto, se ve lo stavate chiedendo. Me lo chiedevo sempre anch'io, ma cosa ci sarà là dentro quando vedevo queste borse in giro? C'è un lucchetto. Non ho trovato la chiave per aprire questo lucchetto, probabilmente sarà all'interno, perché non l'ho ancora usato, è proprio un nuovissimo acquisto, ed è appunto fatto così, si può allargare slacciando questi così, questi pezzetti di pelle ai lati, è molto molto spaziosa. In realtà all'interno ha 2 tasche senza cerniera più una
piccolina a lato, qui c'è la cerniera, e poi ce n'è un'altra interna appunto al centro con la cerniera. Anche questa borsa ha la tracolla, quindi posso indossarla sia a tracolla che... E poi mi piace il fatto che gli anellini per la tracolla siano all'interno della borsa, quindi non si vedono se voglio usarla senza. È molto molto elegante questa borsa, mi piace che mantenga, almeno mi auguro, ma ha una forma molto ben definita. E quindi sì, mi è piaciuta subito, ed è questo colore particolare che è a metà tra il grigio e il marrone, secondo me, e questa è un pochino più delicata rispetto alle altre, profuma ancora di pelle, che sapete che è una cosa che mi fa impazzire, e quindi sì, devo ancora trovare l'utilità di questo lucchetto, ma la troverò. Poi, altra borsetta piccolina, anche questa è una Chanel, e qui se vedete c'è, ci sono degli Scottex, la ripongo sempre così perché altrimenti mi lascia il segno, sia il bottoncino che la cerniera mi lasciano il segno qua, infatti un pochino già si vede, ma questa invece è appunto in pelle di vitello, qui dentro c'è la tracolla, in realtà questo è un wallet on chain, quindi un portafoglio foglio su catena, letteralmente si chiama così perché sono appunto, queste borsette sono piccoline così come un portafogli, però sono in realtà una borsa e quindi si portano a spalla, insomma, a tracolla, ecco. E questa faceva parte della collezione primavera-estate 2015, quindi non so se si trova ancora, e c'era anche in altri colori, mi ricordo, ma questo colore mi ha colpito subito perché non è viola, non è rosa, dipende dalla luce in realtà, forse in questo momento in videocamera sembra fucsia, ma in realtà dal vivo vi accorgereste che è un pochino più viola, dipende veramente un sacco dalla luce. Tra l'altro c'è uno smalto della Essie che è identico come colore a questa borsetta, io devo trovarlo, l'ho trovato solo online, ma da tutti gli swatch ho visto che è uguale, quindi io ho una fissa per gli abbinamenti e quindi devo trovare quello smalto, non mi ricordo il nome ma lo troverò, e quindi questa tra l'altro l'ho indossata un sacco a Dubai, quindi ve la ricorderete per forza. Anche qui non ci sta tantissima roba, ma mi piacciono i wallet on chain perché hanno, vedete, un sacco di spazio per le appunto documenti, bancomat, schede varie, scheda dell'hotel a Dubai usavo anche per quello, poi c'è un'altra tasca qui davanti e poi ce n'è un'altra qua dietro che in realtà è molto molto profonda perché va fino alla fine della borsa, quindi ci stanno anche magari dei fogli, dei documenti eccetera eccetera. Qui sì, stesso discorso della della Saint Laurent di prima, perché non ci sta tantissima roba, ma appunto un portamonete, cellulare, chiavi, qualcosina per ritoccarsi il trucco e basta, però secondo me è splendida. E poi mi piaceva il fatto che sia un pochino particolare perché ha sia delle righette così che i quadretti, quindi anche il logo è particolare, questo non è argentato ma è credo color metallo proprio. Altra borsa, la riconoscerete dalla busta rossa, questa è la mia unica e sola Valentino, questa l'ho presa a Milano come ben sapete e la uso tantissimo anche questa. Il problema di questa borsa è che è estremamente chiara come colore, stavo cercando perché aveva un piccolo puntino, una specie di piccolissima macchiolina che adesso è sparita, quindi per fortuna, non so come, non facciamoci domande, la macchiolina che c'era è sparita, io già ero pronta a portarla, evidentemente non era una macchia, e questa è appunto, questa è di una pelle molto molto delicata, quindi se piove, se appunto devo fare cose particolari sto attenta a come la tratto, perché sia il colore che il tipo di pelle sono molto molto delicati. E questa in realtà l'hardware non è né argentato né dorato, questo è un hardware che si chiama Platinum, così mi hanno detto, che è secondo me una via di mezzo, quindi è fichissimo perché sta benissimo sia con gli accessori dorati che con gli accessori argentati, a volte mischio. E poi qui dentro c'è la catena, anche questa posso portarla sia così a spalla normalmente che a tracolla allungando la catenina. È molto molto comoda questa borsetta, anche la catenina è molto molto comoda e mi piace perché ci sta abbastanza roba all'interno, devo dirvi. Io ho preso la versione grande perché ce n'è una ancora più piccolina e poi un'altra ancora più piccolina, questa se non sbaglio dovrebbe essere la versione più grande, anche questa fa parte della collezione primavera-estate 2015, l'anno scorso ce n'era un'altra molto molto simile, probabilmente in videocamera se le avessi entrambe non so se si riuscirebbe a vedere la differenza, ma quella era un pochino
pochino più su un colore nude, cipria, forse un pochino più sul grigio, un color carne. Questa invece è un pochino più rosata, che tra l'altro era esattamente quella che volevo, e a Milano era l'ultima nello store Valentino. Qui non esiste, cioè ho chiesto, non esiste nello store Valentino Damsena. A Milano l'ho trovata, non ci potevo credere, e naturalmente appena l'ho vista, tipo, cioè, litigavo con gli altri, mia, no, in realtà no, però poco via. E quindi sì, ha tutte queste borchie che la rendono un pochino più rock, ma il colore rosa è molto molto femminile. E poi volevo assolutamente una borsetta di questo colore, finalmente ce l'ho. E poi c'è la mia nuovissima Prada, è la mia unica Prada, che è super super morbida questa pelle. Questa è una borsa che volevo da un sacco di tempo, ma ho aspettato di trovare appunto il modello perfetto e la pelle perfetta, il colore perfetto. Tra l'altro appunto mi piace usarla sia per i viaggi, perché è molto spaziosa in realtà, non so se si capisce, ma ci sta un sacco di roba dentro. E appunto ha diverse tasche, mi piace nelle borse che ci sia sempre almeno una tasca con la cerniera. Non per tutte le mie borse così purtroppo, ma mi sento più sicura se ho una tasca con la cerniera. Ed è appunto molto spaziosa, quindi la uso volentieri anche per viaggiare. Ha questi bottoncini al lato per allargarla ancora di più volendo, che io non riesco a chiudere, ecco. Anche questa ha la tracolla, e appunto vi dicevo, mi piace usarla sia per i viaggi che per, non lo so, per andare in giro semplicemente. In realtà è parecchio leggera, pensavo fosse più pesante, ma insomma non mi soffermo troppo su questa perché la conoscete, l'avete vista nell'ultimo video haul. E poi ultima ma non per importanza, la mia Celine. Questa è la Phantom ed è nella misura più grande. Questa l'ho presa proprio per viaggiare o per appunto se devo andare con documenti in giro eccetera eccetera, perché è gigantesca. Io non ci potrei stare qua dentro, tipo, è gigantesca, è super super spaziosa, all'interno è un po' zozzina, ma ve la faccio vedere comunque, eccolo qua. Ed è questa, non ha la cerniera interna, ma ha questo questa specie di chiusura che appunto non è sicurissima, ma almeno la tiene abbastanza stretta quando la chiudo. Questa non so dirvi di che tipo di pelle sia, ma è parecchio delicata, devo stare parecchio attenta. Ma questa, vi devo dire la verità, anche se dovrei starci più attenta, è una vera e propria borsa da combattimento. Cioè quando vado in giro la lancio ovunque, ma quando viaggio è così, non riesco a stare attenta alla roba e quindi sbatto ovunque. È così, io sono così. E questa è appunto una delle mie borse da combattimento, vero? Mi piacerebbe in realtà prenderne un'altra di Celine, una del modello Lug. Questa è la Phantom, se non sbaglio si chiama così forse, ma è molto simile in realtà all'altra, la luggage, a questa, ma vorrei prenderla insomma più piccolina, di un altro colore, e questo cambia insomma anche questo diverso nell'altra borsa, vedrete magari con i miei prossimi acquisti. E questo io direi che è tutto per le mie borse preferite. Se vi è piaciuto questo video scrivetemelo nei commenti, se avete richieste scrivetemelo nei commenti. Una cosa che vi voglio ricordare è che è uscito il mio libro con Rizzoli e sono felicissima, vi giuro, lo tengo qua e me lo guardo dalla mattina alla sera perché ancora non ci posso credere che sia un manuale trucco, parrucco, beauty, unghie, capelli, c'è di tutto ragazze, c'è il mio canale in un libro veramente, ma oltre ad esserci il mio canale in un libro c'è anche tutta la mia storia e un mio diario. Vi parlo del mio lavoro da youtuber, vi parlo di quando ero piccolina, di come ho iniziato su YouTube, vi do consigli, insomma, se volete acquistarlo, a parte che si trova in tutte le librerie in Italia, alcune mi chiedono se si trova anche all'estero, nelle librerie no, ma potete acquistarlo online, io vi lascio il link qua sotto nel box informazioni dove appunto poter acquistare l'ebook, che è tutto interattivo, collegato col mio canale, è una figata. Quindi sì, questo è il mio libro e niente ragazze, io vi mando un bacione gigantissimo e alla prossima, ciao.